Ciglio, tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, bentornati, nuova puntata di Handball Talk. Ciao a tutti, io sono Matteo Aldamonte, un saluto al mio compagno di viaggio, a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi! Ciao a tutti e bentrovato Matteo, ciao! Gigi, per affinità di ruolo, tocca a te presentare l'ospite di oggi. Sì, è un ospite particolare, è un giovanissimo, è un millennials, è un conterraneo, ci dividono 22 anni, ma uniti dalla stessa passione e dello stesso ruolo, portiere della nazionale, ottima la sua prestazione contro la Norvegia, Andrea Colleruoli. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buonasera. Come stai innanzitutto? Tutto bene, dai. Mi ho recuperato un po' dalla partita. Non sei ancora in Francia, vero? No, non ancora. Sono ancora qualche giorno a casa e poi rientrerò inizio settimana prossima se tutto va bene. Ok. Quando si gioca poi in Francia? Quando riparte l'attività lì? Beh, il campionato di prima divisione dovrebbe ripartire questa settimana, invece il campionato col centro di formazione in teoria doveva ripartire questa settimana, ma con il lockdown non riesce a ripartire. Ok, quindi limitazioni con l'attività, sì, sì. Anche lì, purtroppo. Allora, con te non possiamo non parlare della partita di domenica scorsa contro la Norvegia, e intanto un'esperienza immagino indimenticabile per tutti voi, soprattutto per i giocatori più giovani, eravate tanti giovani in campo, ha vinto la Norvegia, sono stati rispettati i pronostici, 39-24. Raccontami un po' le sensazioni a metà, immagino, tra ovviamente il dispiacere della sconfitta, ma anche la gioia di aver affrontato alcuni dei migliori giocatori del pianeta. Sì, hai ragione. Sapevamo sin dall'inizio che giocavamo contro una squadra incredibile, contro una squadra di giocatori che principalmente giocano nel massimo campionato in Germania, che è molto più superiore ai noi. La squadra era composta, come hai detto tu, da un sacco di 2000, degli under 20, e questo ci ha fatto un sacco piacere perché fa vedere anche quanta qualità c'è in questa squadra. Gigi, come l'hai visto tu, Andrea? Io l'ho visto molto molto bene. Sì, io l'ho visto, ma io lo vedo sempre meglio perché comunque indiscutibili le sue qualità, è stato sempre con grosse doti e adesso sta entrando sempre più velocemente in una dimensione di solidità. Per un portiere è importantissima quella che è la continuità nelle prestazioni e quindi essere un punto di riferimento, e questo solitamente è un aspetto che si consolida con il passare degli anni. Ma lui già ha bruciato molte tappe, nonostante la sua giovanissima età, già è sicuramente non un veterano, ma un ragazzo che ha una maturità molto più grande della sua età scritta sulla carta d'identità. Andrea, ti faccio una domanda alla quale so che non sarà facile rispondere, ma tu come giudichi la tua prestazione? Cioè, eri contento alla fine della partita? Io ho visto un portiere che, al di là della innegabile immagine emozione che avrai provato, non ti ho visto poi così tanto spaventato. Hai fatto le tue parate, hai fatto la tua più che onesta partita, direi. Beh sì, non ti nego che ero contentissimo comunque di aver dato la squadra durante la partita per quel poco che ho fatto. Niente. Non so che dirti, ma... no, vabbè, immagino tu sia stato soddisfatto, insomma, ma te lo meriti perché effettivamente giocare contro certi giocatori... Anzi, no, una domanda ti volevo fare. Che difficoltà si prova, cioè, rispetto ai tiri che sei abituato a parare, ai tiri che sei abituato a prendere, qual è la difficoltà maggiore quando trovi davanti Sagosen che tira? Ad esempio, che cosa cambia nel grande giocatore rispetto al giocatore normale, diciamo, ecco? Sembra sicuramente il livello di esperienza, magari un sacco di incentivo non è uguale a magari un terzo sinistro di terza divisione francese, magari sacco che non può più di esperienza, quindi riesce a leggere un po' meglio il muro, la difesa, e riesce a metterti la palla dove magari non è il portiere.
C'è stato quello che ti ha fatto impazzire di più domenica, che ti ha messo più in difficoltà? Sì, è stato l'unico a cui ho preso il compagnone. Sagosen? Sì. Va bene, dai, almeno ti ha battuto il più forte del mondo, quindi non è male, no? Gigi, insomma. No, diciamo che non è il più forte giocatore al mondo per caso. È chiaro che sono tutti giocatori che hanno un'imprevedibilità e una capacità di lettura, una potenza, un cambio di ritmo, hanno tutto e hanno tutto per poter mettere in difficoltà qualsiasi tipo di portiere, non solo i portieri giovani ma anche quelli più esperti e navigati. Andrea, avresti mai immaginato, quando sei partito da Città Sant'Angelo, di ritrovarti nella stessa, diciamo nel giro di, non lo so, due mesi, prima debuttare contro il Barcellona in Champions League e poi giocare contro la Norvegia da titolare con la maglia della nazionale senior? Guarda, non avrei mai immaginato. Avrei immaginato, ecco, magari quest'anno in cui sì, ha fatto dei progressi, però non ho mai immaginato di debuttare in Champions League e giocare addirittura contro la Norvegia. È stato veramente dei sogni che si sono realizzati, sono veramente, veramente contento. Gigi, lo lascio a te adesso, tocca a te, fagli una domanda. Ma guarda, io innanzitutto ascoltavo con piacere il tono che sta usando Andrea, perché denota anche una grossa umiltà, quella timidezza, no? E quella purezza e che solo un ragazzo umile, pronto e che è disponibile, disposto e voglioso di imparare e di faticare partita dopo partita può esprimere anche solo con il tono di voce. Quindi questo sicuramente è un valore aggiunto che sta permettendo ad un ragazzo come Andrea di bruciare le tappe e si merita tutto quello che sta vivendo. Sono convinto che farà bene perché, ripeto, ha questa capacità e questa voglia di lavorare, questa umiltà che lo metterà in condizioni, grazie anche alle sue qualità innate, di poter diventare un punto di riferimento per la nazionale italiana. Come va in Francia, Andrea? Intanto com'è la situazione lì, Covid, non Covid, e poi in generale com'è il ritmo delle giornate, il ritmo degli allenamenti, insomma, come procede? Situazione abbastanza complicata per quanto riguarda il Covid, perché vabbè, la Francia ha iniziato il lockdown da qualche settimana e quindi è un po' complicato con gli allenamenti e con le partite. Per quanto riguarda il livello è la stessa cosa, a causa del Covid e a causa un po' di fortunati, e siccome la squadra di riserva è composta dal centro, alcuni ragazzi sono andati in prima squadra e quindi noi siamo, diciamo, un numero un po' più limitato e anche più basso rispetto a quello che era l'anno scorso, però comunque si parla sempre del centro di formazione del Nantes, è sempre un certo livello. Fino a quando hai l'accordo per restare lì? Fino a quando sei legato al centro di formazione? L'ultimo anno questo. E poi? Poi vedremo, sto iniziando a muovermi un pochino insieme al procuratore per vedere per l'anno prossimo. Ma sempre Francia, cioè nella tua idea o...? Sì, no, per il momento rimango in Francia, voglio rimanere in Francia. Ok, quindi... Andrea, tu che sei uno stacanovista, sei sempre stacanovista, un grandissimo lavoratore, uno che ha sempre sudato volentieri e al massimo. Quante ore vi allenate al giorno? E comunque stai trovando difficoltà per i carichi di lavoro oppure ti trovi, come immagino, completamente a tuo agio? Sinceramente l'anno scorso a inizio anno mi trovo proprio in difficoltà, c'era, ecco, questo sbalzo tra virgolette di livello tra magari gli allenamenti che facevo in Italia e quelli che ho fatto in Francia, però quest'anno mi trovo molto molto meglio, mi sento molto molto più sicuro. Ti sei abituato? Sì, esatto. E ci alleniamo un sacco, io comunque cerco anche di lavorare su quelle che sono le mie problematiche fisiche, diciamo, e quindi sì, mi alleno abbastanza. Senti, ti abbiamo fatto tutte domande piacevoli, adesso te ne devo fare una un po' meno piacevole. Quanto ti ha fatto arrabbiare l'annullamento dei campionati europei under 20? Un sacco, veramente veramente un sacco. Perché era un obiettivo che comunque come under 20 ci siamo sudati e abbiamo fatto un sacco di sacrifici,
a me dispiace veramente un sacco, perché era una competizione in cui veramente potevamo dimostrare quanto siamo cresciuti negli anni con questa squadra. È altrettanto vero che però una possibilità, seppure più piccola, ce l'avete, perché affronterete adesso, insieme all'Austria, affronterete la 13ª e la 14ª dell'ultimo europeo, non ricordo, mi pare che ci sia, c'è sicuramente la Russia tra le due, aiutami tu se ricordi. La Romania e Slovenia. Ok, 13ª e 14ª, quindi dell'ultimo campionato europeo, con la quale vi giocherete l'ultimo posto che rimane per il mondiale, che a questo punto diventa un obiettivo concreto, un obiettivo possibile. Assolutamente, assolutamente. È un obiettivo da raggiungere, anche perché, ecco, ho avuto modo anche di parlare con la squadra e tutti veramente sono... cioè, tutti vogliono riuscire in questo obiettivo, assolutamente. Gigi, abbiamo visto Bortoli, che ne fa 3 contro la Norvegia, Martini debutta con il gol, Marco Mengon, che ormai... possiamo considerare un'alternativa validissima sia a Turkovic sia a Marrochin come centrale della nazionale, insomma ce ne sono ormai diversi che giocano in pianta stabile, esatto, con la nazionale senior. Io pensavo esattamente a questo, Matteo, sai, cioè, allora, solitamente uno dei problemi delle under 20 e soprattutto delle under 20 italiane era proprio quello di, al netto dei buoni risultati, però poi c'era, quando c'era il passaggio nella pallamano dei grandi, molti facevano panchina, quindi si giocava poco, e magari nelle competizioni importanti questo aveva un peso importante, perché mentre gli under 20, i coetanei delle altre nazionali, avevano un ruolo importante anche nei campionati, quindi avevano tanti minuti, tante esperienze in più, ed era un valore aggiunto nelle partite tra le nazionali, tra coetanei, quest'anno mai come gli altri anni si è verificato in Italia. No? Quindi quasi tutti, la stragrande maggioranza dei giocatori della nazionale under 20 italiana hanno un ruolo di prim'ordine nei campionati che stanno facendo in Italia e molti anche all'estero. Quindi ne avremmo potuti vedere, ne avremmo viste sicuramente, avevano secondo me molte chance di arrivare in alto. E quindi speriamo adesso che questa formula A4, che è un po' una formula di recupero in qualche modo per garantire alle squadre che avevano ottenuto la promozione come Italia e Austria di giocarsi il posto ai mondiali, possa riservarci delle soddisfazioni, perché effettivamente doveva essere un super evento per noi. In principio dovevamo addirittura ospitarli in Italia, poi è andata come è andata, insomma, e purtroppo vedremo quello che succederà. Andrea, campionato italiano lo segui un pochettino? Sì, ogni tanto guardo, anche per guardare gli altri compagni della squadra nazionale. Ma fai il tifo per qualcuno? No, dai, io non sono in particolare. O per qualche compagno in particolare? Non lo so. Sì, quello sempre, certo. Anche perché tu sei capitano, quindi devi essere super equo, devi fare il tifo per tutti. Certo. E che idea ti sei fatto del campionato italiano? Come vedi la situazione in questo momento? Chiaramente la classifica per via dei rinvii è molto molto ingarbugliata, però c'è Sassari in testa, segue con Versano, sabato tornerà in campo anche Bolzano dopo praticamente un mese a causa della quarantena. Che idea ti sei fatto degli equilibri di questo campionato? Ma la prima cosa che mi viene da dire, come diceva Gigi, è che in questo campionato ci giocano veramente un sacco di ragazzi. E poi una cosa in particolare è che è un campionato super equilibrato, lo vedo anche magari con la squadra dove ho giocato qualche anno fa, che è molto molto più forte quella della mia annata, ha preso qualche giocatore nuovo e ho visto anche i risultati che se la gioca bene o male con tutte le squadre, anche con le prime in classifica. Mi ha sorpreso il Sassari, che magari l'anno scorso non seguivo così tanto, quest'anno ho visto qualche altra partita e sta facendo dei buoni risultati, ma niente, questo. Certo. Allora, prima di proseguire con il campionato, e ne parleremo poi insieme a Gigi, ti faccio un'ultima domanda, a meno che Gigi tu non hai domande per Andrea prima di liberarlo, che siamo arrivati al canonico quarto d'ora. No, voglio fare solo un grosso in bocca al lupo e sono sicuro di rivederlo, sono sicuro che riuscirà a fare bene e continuerà a bruciare delle tappe importanti. Grazie mille. La mia domanda è se queste prestazioni, soprattutto questa contro la Norvegia, ma anche, insomma, si erano viste belle cose a Benevento,
o meglio, più che queste prestazioni, queste occasioni che ti sono capitate in nazionale senior per una serie di motivi, perché sono mancati Ebner e San Paolo questa volta, perché nella volta precedente Ebner era stato poco bene durante il concentramento. Queste occasioni ti hanno convinto di poter bruciare le tappe e di andarti a prendere subito un posto, magari, non voglio dire al posto di Ebner, però in pianta stabile nella nazionale senior? Ci hai pensato? Sì, dai, diciamo che l'allenatore fa, cioè, penso si fidi molto di me. Io comunque cerco di dimostrare ogni volta il massimo, e iniziamo a vedere anche questa convocazione comunque come primo portiere, non era nulla di scontato, e sono molto contento. Molto bene, sempre molto equilibrato. Va bene, chiudiamo questa parentesi tutta abruzzese, lo possiamo dire, perché siamo uno di Pescara, uno di Città Sant'Angelo, l'altro di Teramo, quindi abbiamo fatto una puntata ad uso e consumo casalingo, Gigi. È vero. Grazie Andrea, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Ciao. Ciao Andrea, ciao, in bocca al lupo. Grazie mille, buona serata. Molto bene, abbiamo chiacchierato molto piacevolmente con il capitano della Nazionale Under 20, portiere della Nazionale Senior, Andrea Colleluori. Con lui, Gigi, abbiamo toccato di striscio l'argomento campionato Serie A Beretta, che torna dopo la pausa. Serie A Beretta maschile, si gioca l'11ª giornata. Torna in campo dopo un mese Bolzano, tornano in campo dopo un mese Bressanone e Fasano. Gli effetti del Covid, no? Dopo praticamente davvero un'eternità sportivamente parlando, un mese di stop. Come se per queste squadre si riniziasse un altro campionato, di fatto, perché hanno avuto tanto tempo lontano dalla pallamano giocata, e vedremo come se sono riuscite a mantenere la concentrazione e la forma fisica. Sono curioso di rivedere soprattutto il Bolzano, se riuscirà a mantenere il ritmo come stava ben dimostrando di fare all'inizio di questo campionato, se riuscirà a confermarsi. Io credo di sì, però ripeto, il condizionale è d'obbligo, il punto di domanda anche, tutto questo tempo fermi ai box e con tutti questi impicci anche rispetto dovuti dal Covid, chissà quello che succederà. Sono molto molto curioso, e a questo punto è difficilissimo fare anche pronostici. Non vedo l'ora di rivedere queste squadre in campo per 60 minuti. Eh sì, speriamo, non vediamo l'ora soprattutto di rivederle tutte insieme normalmente, tutte insieme, il sabato, sì. In un campionato canonico, diciamo, ma mai come adesso l'auspicio è di ritrovare la normalità. Prima, di solito no, si cerca sempre l'eccezionalità. No, noi questa volta vogliamo tornare ad essere normali, a giocare un campionato normale, perché questa situazione è davvero... È da troppo che la normalità è anormalità. Esatto. È anormale trovare la normalità. Sembra un gioco di parole, ma purtroppo è così, perché con questo Covid le cose strane, e questo non è una cosa positiva. Speriamo, come giustamente ricordavi tu, di tornare al più presto possibile alla normalità. Tra l'altro, ha fatto notizia addirittura il fatto che il campionato femminile sia riuscito sabato scorso a giocare tutte le partite che c'erano in programma senza rinvii. Questo dovrebbe accadere senza problemi anche nel prossimo fine settimana. E negli ultimi due turni Bressanone ha dato segnali importanti, perché si è presa il primato della classifica, ma soprattutto ha vinto sia lo scontro diretto con Oderzo con uno scarto di 10 reti, e non è cosa affatto scontata, e ha battuto Erice al tempo stesso in casa, in rimonta, in svantaggio, e in più ha la casella delle straniere libere, e in questo momento mette ben due giocatrici nella top 20 delle marcatrici, che sono Giada Babbo con 61 reti e Sofia Ghilardi con 60 reti, quando si dice gli effetti del mercato, no? Perché sono due giocatrici arrivate in due stagioni diverse, ma che arrivano da fuori e stanno garantendo gol che in questo momento valgono il primato. Sì, due giocatrici che si aggiungono ad una squadra già strutturata. A Prunster in porta, attenzione. Appunto, quindi che è un piacere, insomma, è una giocatrice di casa. Però voglio dire, in questo momento il Bressanone ha messo la freccia,
ha superato tutte ed è lì a guidare la volata, ha dato un chiaro segnale di solidità e ha dimostrato di essere in questo momento la squadra da battere. Vedremo come andrà. Naturalmente su Eleven Sports tutti i fine settimana ci sono le gare della Serie A Beretta maschile e femminile in diretta, c'è anche qualche sprazzo di pallamano internazionale con la Bundesliga, e insomma naturalmente continuate a seguirci e continuate a seguire ovviamente anche noi con Handball Talk su Spotify, su Facebook, su